Le modifiche apportate all'esame di maturità dal ministro per l'istruzione Patrizio Bianchi dopo l'incontro con le consulte provinciali degli studenti italiani non è abbastanza, secondo quanto ci comunica il liceale Albano Pietro Gentili, vice portavoce nazionale delle consulte studentesche, presente all'incontro a Roma. È positivo, commenta, che le nostre richieste siano state ascoltate ed è un passo avanti, ma non consideriamo sufficiente quanto è stato deciso perché questo sfugge alla logica in cui noi abbiamo presentato le nostre proposte, che è quella di impostare un diverso metodo di valutazione dell'esame di maturità. Apprezziamo il fatto che il Ministro ci abbia ascoltato, ma ricordiamo che gli studenti chiedono di rivedere nel suo complesso questo. Gli studenti ringraziano ancora il Ministro, ma quanto è stato deciso non è sufficiente ed ora attendono il nuovo confronto che il Ministro aveva assicurato con un nuovo incontro con le consulte studentesche.